Vi ricordo che questa serie di video è indirizzata alla verniciatura del legno per hobbisti, non per verniciature professionali. Attenzione, la visione prolungata può essere nociva, tenendo lontano la portata dei bambini. Salve, sono Alfred e benvenuti ad Alfred Presenta. Divertiamoci con le vernici. Bene ragazzi, eccoci con il terzo video del corso di verniciatura. So che non tutti tra di voi gradiranno il fatto che sia un video incentrato sui tipi di vernici e i segnali di sicurezza, però ritenevo necessario farlo come qualcun altro di voi ha già detto. Partiamo con le cose importanti, quindi chiarire qualche commento agli scorsi video. Allora, mi è stato chiesto tante volte se l'acetone va bene per pulire e perché, a confronto di altri diluenti come il nitro o tante altre cose. Allora, vanno bene tutti quanti di base per pulire. Io consiglio l'acetone perché fa bene il suo lavoro ed è più economico. Non vi preoccupate, non fate danni di alcun tipo, basta semplicemente ricordarsi di asciugare bene la pistola e soffiarla. L'acetone è molto volatile e si asciugherà in fretta e bene. Secondariamente, mi è stato chiesto qual è la differenza tra pistole HVLP e LVLP. Allora, sostanzialmente le pistole LVLP io non sono molto abituato ad usarle perché non mi danno un buon feeling, quindi non ho parlato di questa distinzione e mi sono buttato diretto su un HLVP. La differenza sta nel modo di lavorare delle due pistole, ovvero la HLVP è una pistola a turbina, diciamo, che converte un grosso volume di aria in una bassa pressione, quindi consuma più aria rispetto alla LVLP che prende un basso volume di aria e lo converte o lo mantiene in una bassa pressione. Questa qua è in soldoni la differenza. Sarebbe un po' più complicato di così, ma concettualmente la differenza che dovrebbe interessare a un hobbista è la LVLP consuma meno aria. Quindi con un compressore da hobbista forse sarebbe più indicata, anche se vi ripeto, a me non danno un buon feeling come pistole, quindi sono andato di lì per una HVLP. Terzo e ultimo punto sono le vernici dense. Allora, sulle vernici dense vi ho già detto più volte che farò un video a parte, ma visto che me lo chiedete in tanti, comincio a dirvi qualcosina. Non è necessario per forza avere una pistola sotto pressione per spruzzare vernici piuttosto dense, dovete avere però l'accortezza di, tra virgolette, overdiluirle senza mai esagerare troppo, perché sennò si alterano le caratteristiche delle vernici. Quindi un pochino più diluita vi aiuterà sicuramente a spruzzarla meglio, senza far rimanere grumi o senza fare fatica. Anche ugelli un pelino più grossi possono darvi una mano nello scopo e soprattutto, cosa molto importante, filtrare bene la vernice prima, perché una vernice densa è anche una vernice grossolana che quindi fatica ad uscire correttamente dall'ugello, e se filtrata bene prima di inserirla nella tazza e rifiltrata dal filtro stesso della tazza, dà un risultato decisamente migliore. Spero di essere stato chiaro, ma comunque ci saranno tanti aspetti che svisceremo nel video dedicato a questo argomento. Altra questione, sono finalmente riuscito a fare una prova con la pistola spruzzo. Questa qui è una prova di laccatura lucida su MDF, l'ho anche bordato, cioè l'ho anche raggiato il pezzo per vedere come veniva anche di bordo, e devo dire che tutto sommato si comporta bene. Contate che questa qua è una vernice buona, non è una verniciaccia da supermercato, e quindi sicuramente è venuto bene anche per quello. Bene ragazzi, prima di cominciare col video vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto per non perdere i prossimi video del corso di verniciatura, mettere mi piace se vi piace quello che vedete qui sul canale e di commentare per darmi la vostra impressione, come sempre, è sempre ben gradita. Da adesso c'è un'ulteriore novità, se volete potete seguirmi su Instagram, vi lascio qui sotto in descrizione il link. Ora però non perdiamo più ulteriore tempo e cominciamo subito col video. Allora, cominciamo a trattare di vari tipi di vernici. Ho fatto questi cartelloni, o meglio, ringrazio la mia ragazza per aver fatto questi cartelloni per aiutarmi un pochino nella spiegazione. Allora, partiamo nel suddividere varie categorie, partendo dalla prima. Le vernici si dividono, per l'appunto, non solo in queste due categorie di base, ne vedremo poi altre, però una divisione sono le vernici da interno e le vernici da esterno. Questa divisione è facile da comprendere in quanto le vernici da interno serviranno appunto per verniciare manufatti che restano all'interno delle nostre abitazioni. Quelle da esterno invece andranno bene per finestre, quindi infissi come scritto qui, oppure arredi da giardino.
Le vernici da interno devono necessariamente avere caratteristiche diverse da quelle da esterno, quindi devono essere un attimino più resistenti all'usura, perché saranno comunque manufatti che tenuti in casa saranno soggetti a utilizzo, devono rispettare quindi anche degli elevati standard estetici, perché comunque per un pezzo di arredamento che ci mettiamo in casa non possiamo verniciarlo con una vernice così come ci capita, e in più, quando sono essiccate, devono prestare particolare attenzione alla salute delle persone, quindi non devono essere tossiche, non devono provocare pericoli e in ogni caso devono essere sicure. Le vernici da esterno invece, come caratteristica fondamentale che ho elencato qui, è che devono avere una buona elasticità. Questo per quanto riguarda le finiture, non gli impregnanti, quello ci arriveremo in un altro cartellone. Questo perché anche le vernici da interno in realtà dovrebbero avere una buona elasticità comunque per adattarsi, perché come sappiamo il legno è un materiale vivo. Ma quello all'esterno è ancora più importante, perché i manufatti all'esterno sono soggetti a molti cambiamenti nella loro struttura dovuti ai fattori climatici, e quindi è veramente veramente importante che la vernice sia bella elastica, in modo che non si fessuri, non si spacchi la pellicola di vernice creata sul manufatto andandola a rovinare completamente, cosa che comunque col tempo succederà, perché le finiture da esterno, per quanto buone, non sono perfette e sono sempre soggette a talmente tanti cambiamenti che è dura che rimangano lì così come le mettiamo. Passiamo oltre al secondo cartellone. Una distinzione fondamentale sono le vernici all'acqua e le vernici a solvente. Le vernici all'acqua sono ovviamente vernici a base di acqua. Fate attenzione, perché anche se sono definite vernici eco-friendly, non sono propriamente atossiche quando vengono spruzzate, perché all'interno ci sono delle sostanze, come per esempio i pigmenti, che potrebbero spaziare dall'ossido di ferro a tanti altri, che non sono esattamente il massimo da respirare. Quindi usare vernici all'acqua non vi esenta dall'utilizzare DPI per nessun motivo. Hanno dalla loro la facilità di pulizia degli utensili che andiamo ad utilizzare per spruzzarle, perché semplicemente si puliscono con l'acqua e quindi essenzialmente si puliscono a costo zero. Di contro hanno che sono vernici un po' più viscose e quindi più difficili da spruzzare, per le quali ci vuole un pochino più di esperienza per avvicinarsi ad utilizzarle al meglio. Però sono fiducioso che chiunque con un minimo di esperienza e un po' di voglia di applicarsi riuscirà sicuramente a utilizzare al meglio anche le vernici all'acqua più difficili. Infine, le vernici all'acqua buone sono vernici più costose rispetto a quelle a solvente. Passiamo invece alle vernici a solvente. Sono vernici a base di solventi sintetici, che sono di vario tipo, vedremo nel cartellone successivo a questo. Sono più facili da spruzzare in quanto sono normalmente meno dense e comunque meno grossolane, quindi anche il filtraggio avviene in una maniera più tranquilla ed escono correttamente dall'ugello della nostra pistola senza fare troppa fatica. Prestate particolare attenzione, perché comunque queste vernici possono essere molto tossiche e molto pericolose in generale. Come dicevamo, le vernici a solvente si dividono in varie categorie. Io ne ho presa qualcuna, non sono ovviamente tutte. Se volete citarne altre nei commenti per approfondire di più, citatele pure se vi interessano. Tenterò di sviscerare al meglio quanto possibile. Abbiamo le vernici acriliche, che sono appunto prodotte a partire da resine acriliche. Sono caratterizzate di norma da una rapida essiccazione, anche sotto i 20 minuti per lo strato superficiale sempre, e un'ora e mezza circa per la completa asciugatura. Sono facili da applicare e anche pratiche, nel senso che hanno una buona resa e hanno anche una buona impermeabilità di superficie. Sono tuttavia leggermente soggette a ingiallimento nel tempo, quindi la pellicola di vernice sopra il vostro supporto tenderà col tempo a ingiallire leggermente. Non è caratteristica di tutte le vernici acriliche, ma è una caratteristica molto diffusa. Poi abbiamo le poliuretaniche, che al contrario delle acriliche non sono quasi mai soggette a ingiallimento nel tempo, o se ingialliscono, ingialliscono molto poco. Sono normalmente caratterizzate da una grossa resistenza per tutti gli usi domestici che possiamo farne, all'abrasione, agli urti, quindi sono un po' più gnocche delle vernici acriliche e durano veramente a lungo. Le vernici poliuretaniche moderne sono una cannonata
e durano veramente quasi in eterno, direi. La loro essiccazione è mediamente rapida, quindi non è così veloce come un acrilico, potrebbe impiegarci un'oretta abbondante per l'essiccazione allo strato superficiale e anche un 3 ore per la completa essiccazione. Nelle vernici poliuretaniche ci sono degli elementi, come vi dicevo prima, che si chiamano isocianati, che possono causare allergie e tante altre sostanze che possono causare patologie ben peggiori delle allergie. Quindi anche in questo caso attenzione, attenzione, attenzione. Le vernici a poliestere. Allora, le vernici a poliestere erano vernici parecchio utilizzate prima dell'avvento delle poliuretaniche per fare le laccature. Siccome hanno un buonissimo strato della pellicola, sono vernici veramente spesse, una volta essiccate, e di bellissimo impatto estetico. Unico difetto, sono veramente tossiche, veramente nocive e davvero pericolose da utilizzare. Vi sconsiglio, con tutti gli altri prodotti che ci sono in commercio, di utilizzare proprio vernici al poliestere per verniciare i vostri manufatti. Piuttosto orientatevi su un'acrilica, una poliuretanica, che seppur pericolose non sono allo stesso livello di un poliestere. Le vernici a nitro invece sono le vernici appunto diluite col diluente nitro e sono, per come la vedo io, vernici più adatte all'utilizzo sul metallo che sul legno. Ci sono anche vernici da legno diluite al nitro, ma non ne ho mai usate con troppa frequenza, quindi per me sono più vernici da metallo. Secondo me, riassumendo, le due ipotesi migliori per verniciare su legno sono o acrilico o poliuretanico per quanto riguarda il solvente. In alternativa, l'acqua è sempre un'ottima scelta. Passiamo a un'altra divisione. Le vernici si dividono in vernici filmanti, ovvero che creano una pellicola superficiale sullo strato di legno che andiamo a verniciare, e vernici non filmanti, che sono vernici che vengono assorbite dallo strato superficiale del legno e proteggono, tra virgolette, dall'interno senza dare una pellicola sovrastante. Proteggono oppure danno colore. Adesso vedremo anche perché. Le vernici filmanti si dividono in fondi, finiture e fondi finitura. Allora, i fondi sono vernici di preparazione, quindi sono, diciamo, una sorta di aggrappante, un livellatore di superficie, la vernice primaria che noi diamo sul nostro manufatto, a parte le tinte che vedremo dopo. Tra le loro funzioni c'è favorire l'aggrappamento dello strato di finitura e, in caso di legni resinosi, prevengono che la resina venga portata al di sopra, quindi sullo strato superficiale. Normalmente si danno due mani di fondo per ottenere un buon risultato sul nostro pezzo da verniciare. Non sempre, perché ci sono anche tanti altri casi in cui una mano è più che sufficiente. L'esempio lampante sono le finiture a poro aperto. Le finiture. La finitura è la parte finale del ciclo di verniciatura, quindi quando diamo la finitura stiamo ultimando il nostro pezzo. È quindi fondamentale che siano vernici con elevate qualità estetiche, perché sarà quello che vedremo alla fine sul nostro manufatto. È importante che abbiano buone caratteristiche sia di elasticità, per non far fessurare la pellicola di vernice con i movimenti del legno, come dicevo prima, anche se su quella dell'esterno è molto più importante, su quella dell'interno è importante ma un pochino meno. E sono le vernici che dobbiamo fare più attenzione a spruzzare nel modo corretto, perché, come dicevo, devono essere belle da vedere. I fondi finitura invece sono quelli che io consiglio a chi comincia a verniciare. Non sono facilissimi da trovare in commercio, ma se ne trovate uno buono, che ci sono sia acrilici che poliuretanici, potete sicuramente fare tantissimi bei lavori. Ci sono sia colorati che trasparenti, sono vernici che sono carteggiabili, quindi hanno le stesse caratteristiche di un fondo da un punto di vista, ma sono anche molto belle esteticamente e hanno buone caratteristiche, tanto da riuscire a usarle come finitura. I fondi finitura, per esempio, a poro aperto, cito ancora il poro aperto, sono molto comuni e sono anche molto belli da vedere. Tra le vernici non filmanti abbiamo principalmente due categorie, le tinte e gli impregnanti. Le tinte servono a conferire colore, quindi per esempio il ciliegio americano, famosissimo, non è così rosso come lo vedete in commercio normalmente, viene tinto di rosso per dargli un aspetto più accattivante e più bello da vedere. Oltre a questo, però, non forniscono nessun tipo di protezione, quindi
Penetrano lo strato superficiale, ma non danno protezione, danno solamente colore. Gli impregnanti invece danno colore in alcuni casi, perché ci sono impregnanti colorati oltre che trasparenti, e danno anche una protezione. In alcuni casi può essere una protezione da microorganismi e funghi per impregnanti particolari. In ogni caso limitano l'assorbimento di umidità e proteggono anche dai raggi UV. Tornando alle tinte, si dividono in tre categorie principali sempre. Io tento di riassumere perché non posso elencarvi 100.000 tipi di divisioni, sennò finiamo dopodomani. Allora, ci sono i mordenti, che sono, per quanto se ne dica in giro, ne sento dire di ogni, viene chiamato mordente di tutto, ma la definizione di mordente è tinta a base naturale, di origine vegetale o minerale. Semplicissimo. Ci sono poi le aniline, che sono di norma tinte estratte dal catrame e che si trovano principalmente in polvere. Non sono disponibili in proprio tutte le colorazioni e comunque si può compensare mischiando le due cose, ovvero le aniline e i mordenti. Ebbene sì, si possono combinare, disciolte nello stesso solvente, per darci risultati diversi e per ottenere una buona varietà di tinte. Includo nella fascia delle tinte anche l'acqua ossigenata, seppur è una sostanza che non è esattamente un tingente, ma è uno sbiancante. Ve la includo nelle tinte per una questione di comodità e non creare ulteriori divisioni. L'acqua ossigenata agisce sul legno sbiancandolo. Fate attenzione perché è una sostanza corrosiva, quindi può causare danni alla pelle, e si può comprare nella classica configurazione. Anche al brico si trova acqua ossigenata e additivo sbiancante. Si mischia due parti di acqua ossigenata e una parte di additivo sbiancante e si utilizza così e funziona perfettamente. Ecco qua l'ennesima divisione tra vernici monocomponenti e bicomponenti. Le vernici monocomponenti, come dice la parola stessa, sono formate da un solo componente. Quindi la vernice stessa si prende, si utilizza così com'è. Può essere diluita in alcuni casi, in altri non è necessario. Però è così, non c'è bisogno di aggiungere niente altro. Le bicomponenti invece sono vernici composte da appunto due componenti. Il prodotto A, chiameremo prodotto A la vernice vera e propria, e prodotto B l'induritore o catalizzatore. Infine ho annotato qui la parola gloss per spiegarvi cosa significa. Sostanzialmente è il gloss, è l'unità di misura della brillantezza, quindi più una vernice è lucida più avrà gloss. Va da 0 a 100, dove 0 è il massimo dell'opacità e 100 è il massimo della lucentezza. Non penso che userete mai né un estremo né un altro. Vernici, diciamo, di uso più comune, almeno nell'arredamento, sono intorno ai 15-30 gloss. Arriviamo a un punto fondamentale, la scheda di sicurezza. Che cos'è la scheda di sicurezza? La scheda di sicurezza, che mi vedete qui in mano, è una scheda in cui sono annotate varie cose che vi serve sapere riguardo la vernice. Si può reperire sul sito della casa produttrice della vernice che avete acquistato, non in tutti i casi purtroppo ho visto, ma nel caso delle aziende più grandi, più serie, si riesce a reperire questa scheda di sicurezza. Per i professionisti è obbligatoria. Per gli hobbisti non penso esista una vera e propria normativa, ma io vi consiglio una scheda di sicurezza, per esempio di una vernice poliuretanica, almeno di leggervi le cose fondamentali, perché vi serve saperle. In ogni caso, qualcosina ve lo spiego io, ve lo anticipo qui, siamo qui apposta. Leggiamo da cosa è composta una scheda di sicurezza. Allora, la sezione 1 è l'identificazione della sostanza. Vi spiega che cos'è che avete per le mani, i dati del produttore e addirittura i numeri telefonici di emergenza. La sezione 2 è l'identificazione dei pericoli, dove ci sono anche i famosi pittogrammi che sono nel cartello successivo. Vi farò vedere i più comuni. E sotto ai pittogrammi ci sono delle sigle, per esempio H225 significa liquido e vapori facilmente infiammabili e ovviamente sta sotto l'indicazione di pericolo di incendio. Ci sono anche voci decisamente più preoccupanti, come per esempio H334 significa può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. Quindi queste sono cose che comunque a me almeno fa piacere sapere prima di mettere le mani su un prodotto. Nella sezione 3 abbiamo la composizione e le informazioni sugli ingredienti della vernice. Non fondamentale da sapere, comunque vi dice quali sono le sostanze presenti all'interno della vostra vernice, quindi qui abbiamo per esempio acetato di etile, acetato di N-butile, polisocianato aromatico, insomma tantissimi
tipi di ingredienti che ci interessano sì, ci interessano no, ma anche qui sotto ogni ingrediente ci dice qual è il pericolo adesso legato. Sezione 4 sono le misure di primo soccorso, quindi ci spiega cosa, come agire in caso di inalazione oppure di contatto con la pelle o con gli occhi. In questa sezione il 90% di quello che leggerete sarà sciacquare bene, togliersi tutti gli indumenti di dosso e cose del genere. La sezione 5 sono le misure antincendio, quindi vi spiega sostanzialmente quali sono i mezzi antincendio idonei, quindi il tipo di estintore da utilizzare per spegnere un eventuale incendio causato da questa vernice. La sezione 6 sono le misure in caso di rilascio accidentale, che per Dio non so che quantità da hobbisti voi possiate tenere in magazzino, però penso che questa voce sia abbastanza superflua per un hobbista. Manipolazione e immagazzinamento, la sezione 7, anche questa è abbastanza superflua. Ci sono le condizioni per lo stoccaggio sicuro, le precauzioni per la manipolazione sicura e tante altre informazioni che per un hobbista sono decisamente tante. La sezione 8 invece è molto importante perché è il controllo dell'esposizione e la protezione individuale. Quindi troveremo una serie di concentrazioni massime tollerate delle varie sostanze contenute nella vernice e un'indicazione sui DPI da utilizzare e per le aziende dei filtri, delle gabine di verniciatura da utilizzare e tante altre informazioni. Però la cosa importante per noi almeno sono i DPI e comunque tenete presente che non dovete mai spruzzare il chiuso senza ventilazione, questo penso sia abbastanza ovvio. La sezione 9 sono le proprietà fisiche e chimiche, anche queste ci dice le varie temperature a cui prende fuoco o che cosa spegiona quando prende fuoco, la temperatura a cui brucia, cose abbastanza superflue, però sì, non si sa mai, saperle non è male. Sezione 10 è stabilità e reattività, sostanzialmente ci diranno che la sostanza è stabile nello stato in cui ci viene venduta e con cosa non farla venire a contatto per creare instabilità appunto nella cosiddetta sostanza. Sezione 11, informazioni tossicologiche, ci dice quali sono anche qui le soglie di pericolo dei vari componenti della nostra vernice insieme ai sintomi che danno, quindi per esempio corrosione o irritazione cutanea, sensibilizzazione respiratoria o cutanea. Sostanzialmente ci dicono che non dovete inalare per nessun motivo, ancora ce lo dicono, e anche non toccarle se possibile. Sezione 12 sono le informazioni ecologiche, quindi ci spiega sostanzialmente come smaltire i residui delle suddette vernici. Sappiate che comunque tutti i residui di vernice sono rifiuti speciali, portateli alla piattaforma ecologica del vostro paese e lì sicuramente vi sapranno dire come smaltirle tranquillamente. Sezione 13, considerazioni sullo smaltimento, che è una sorta di conclusione di quello che stavo dicendo prima. La sezione 14 sono le informazioni sul trasporto, anche qui direi irrilevante per noi perché trasporto immagino con l'orificio casa oppure ci viene direttamente recapitato a casa dal corriere. Sezione 15, informazioni sulla regolamentazione, anche qui è più per i professionisti, a noi non interessa. E sezione 16, altre informazioni, che qui riportato solamente liquidi e vapori facilmente infiammabili e una serie di altre cose che ci erano già state scritte in precedenza. Passiamo all'ultimo cartello, ovvero i famigerati pittogrammi. Abbiamo diversi tipi di pittogrammi, io vi ho messo quelli più comuni. Abbiamo il pericolo di incendio, che ovviamente è un pittogramma che comprende tante sottocategorie, quindi liquido e vapori facilmente infiammabili, piuttosto che infiammabili e basta, o comunque tante altre voci che sono riportate nella scheda di sicurezza sotto il pittogramma di pericolo di incendio. Il pericolo generico, che è indicato pressoché su tutte le vernici a solvente, come anche quello di pericolo di incendio, è un segnale messo lì per farci capire al volo che comunque la sostanza che abbiamo per le mani non è una sostanza con cui scherzare. Comunque non indica un vero e proprio pericolo specifico, come dice anche il nome del pittogramma, è un pericolo generico. Pericolo nocivo, ci sono tante sottocategorie anche di questo pittogramma, che possono essere che irrita le vie respiratorie, piuttosto che causa irritazioni sulle mani, ce ne sono tantissime, e anche di questo comunque è importante conoscere l'esistenza e il significato. Pericolo corrosivo, questo qui lo possiamo trovare nella fattispecie sull'acqua ossigenata, e ci indica sostanzialmente che la sostanza contenuta all'interno del nostro contenitore non deve assolutamente venire a contatto con la nostra pelle o tantomeno con gli occhi o le altre parti del nostro corpo, quindi va manipolata utilizzando dei guanti
buoni, non bucati e comunque prestando sempre la massima attenzione. Mi sono tenuto il piatto forte per ultimo, che è il pericolo per la salute. È un pittogramma di recente inserimento. Questo pittogramma qui prima veniva inserito nel pericolo nocivo e pericolo generico, adesso è stato creato appositamente ed è quello che contiene le voci più belle, no? Quindi leggiamo: può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato e addirittura sospetto di nuocere al feto. Quando vedete questo pittogramma qui, fate la massima attenzione. È su quasi tutte le vernici poliuretaniche, se non tutte, perché appunto contengono gli isocianati e quindi sono molto pericolose per la salute. Fate attenzione quando lo vedete e prendete sempre le dovute precauzioni. Perfetto ragazzi, anche il video di oggi è terminato. Io spero che non sia venuto un mattone noiosissimo e inascoltabile. Ho cercato di stringere il più possibile, ma volevo fare questa parte perché la reputo molto importante. Per verniciare bisogna anche sapere cosa sta dietro. Vi devo anche chiedere scusa se non riesco ultimamente a stare dietro ai commenti e in generale anche alle mail che mi mandate. Il fatto è che sono davvero davvero impegnato e quindi ho poco tempo per gestire tutto quanto. Vi chiedo scusa e spero di riuscire al più presto a ristabilizzare la mia condizione normale. Nel frattempo, se avete altri chiarimenti, non abbiate paura, sottoponetemeli pure nei commenti, ne parleremo sempre insieme e cercheremo di approfondire tutti gli argomenti che possiamo approfondire sostanzialmente. Nel prossimo video invece finalmente cominciamo a spruzzare, prendiamo in mano la pistola, usciamo fuori all'esterno e cominciamo a spruzzare con tutti i consigli del caso, come tenere in mano la pistola e come impostare la nostra prima spruzzata. Spero che vi faccia felici dopo 3 video e più di un'ora di spiegazioni su spiegazioni senza un po' di azione, finalmente si entra nel vivo. Nel frattempo vi ringrazio per la visione e come sempre alla prossima!